Look, Groovy! A blue jelly! Mmm, delicious! Blue! Groovy, now you're blue! Together, they become green, like broccoli. Green! Your color is back! Wow, questi gelati di frutta sembrano davvero buoni! Squisiti! Il gelato di Phoebe ha due palline alla fragola e il gelato di Groovy... 1, 2, 3, 4, 5 palline di diversi frutti! Che goloso! Attento, Groovy! Oh, oh, che peccato! Groovy, non è colpa delle onde! Groovy, quello è il gelato di Phoebe. Deve decidere lei se vuole condividerlo con te o no! Brava, Phoebe! Bisogna sempre condividere! Adesso potete godervi tutti e due un bel gelato fresco e salutare! Gnam! E ora divertiamoci in spiaggia con gli amici! Che bella giornata per giocare in spiaggia! No, Groovy, non si può lasciare la spazzatura in spiaggia, anche se non è tua. Bisogna buttarla nel cestino. Che orrore! La spiaggia è piena di spazzatura! Non è possibile, bambini! Dobbiamo fare qualcosa, vero, Pops? Il nostro pianeta è in pericolo perché i grandi non smettono di inquinarlo. Non si può gettare la spazzatura ovunque, bisogna buttarla nel cestino. E poi dobbiamo anche riciclare, gettando ogni cosa al suo posto. Le bottiglie verdi nel cestino verde, quelle blu nel cestino blu e quelle rosse nel rosso. Forza, bambini! Ricicliamo tutti insieme! In quale cestino vanno queste bottiglie? Molto bene, Phoebe! Così si fa! La bottiglia blu nel cestino blu. No, Groovy! La bottiglia rossa non va nel cestino blu. In quale bisogna metterla, bambini? Sì, nel cestino rosso! Ho un'idea per pulire la spiaggia! Perché non facciamo una gara? Vediamo chi dei due, Phoebe o Groovy, raccoglie prima le bottiglie. Accettate la sfida? Il gioco è molto semplice. Ci sono 5 bottiglie in ogni campo. Phoebe e Groovy devono raccoglierle e riciclarle correttamente. Capito? Pronti? Partenza? Via! I due giocatori prendono la bottiglia. Phoebe getta la sua correttamente, ma Groovy cade. Oh no! Bisogna prenderla di nuovo. Phoebe gioca d'anticipo e supera Groovy, che adesso sì, ha gettato correttamente la sua bottiglia.
Phoebe è alla terza bottiglia mentre Groovy è alla seconda. Sembra che il risultato sia ormai deciso. Phoebe vincerà, a meno che Groovy non faccia qualcosa. Una cosa mai vista! Groovy si trasforma in polpo e guadagna posizioni! La partita non è ancora decisa! La gara è accanita! Entrambi i giocatori stanno per gettare l'ultima bottiglia! E il risultato è... parità! E tutti abbiamo vinto perché ora la spiaggia è pulita! Grazie, bambini! Un'onda! Cosa succede? L'onda ha riempito di nuovo la spiaggia di bottiglie! Bambini, abbiamo un problema! E di quelli grandi! Anche il mare è pieno di bottiglie! Cosa possiamo fare per raccoglierle? Ti viene in mente qualcosa? Trovato! Groovy ci può aiutare! Bambini, in cosa potrebbe trasformarsi Groovy per pulire il mare? In una matita? In una barca? O in una palla? Esatto, Groovy deve trasformarsi in una barca da pesca per pulire il mare. Bambini, andiamo a pescare bottiglie. Wow, la spiaggia è bellissima ora che è pulita. Possiamo continuare a goderci questa giornata meravigliosa. Che bella idea festeggiare con un bel succo fresco. Però, bambini, cosa bisogna fare con il contenitore vuoto? Esatto, riciclarlo! Molto bene, avete imparato la lezione. La spazzatura va sempre nel suo cestino. Che bella giornata per giocare nella sabbia! Ah, Groovy, che carino quel granchio! Cos'è questo profumino? È sicuramente qualcosa di buono! Attento, Groovy! Ai! Broccoli! Ecco cosa profumava così! Oh, Groovy! Aspetta finché siamo tutti a tavola! Perché non vai a chiamare Phoebe? Phoebe, è pronto? Sbrigati perché Groovy ha molta fame! Groovy, devi aiutare Phoebe a uscire da sotto la sabbia! E mi sa che non basta. Non so se queste trasformazioni sono utili. Un attimo, questa sì. Una palla è proprio quello che ci serve. Guardate come corre! Groovy ha proprio fame! Cosa c'è, Phoebe? Non ti piacciono i broccoli? Sono davvero buoni i broccoli, vero Groovy? I broccoli sono di Phoebe. Phoebe, i broccoli sono molto salutari. Non li vuoi provare? Ti piaceranno di certo. Pops,
Mi aiuti a spiegarle perché è importante mangiare frutta e verdura? Mangiare frutta e verdura come i broccoli è molto importante per la nostra salute. La frutta e la verdura sono la nostra principale fonte nutritiva. Grazie a loro possiamo essere forti e crescere senza fermarci. Dobbiamo mangiare 5 porzioni di frutta o verdura al giorno. Groovy mangia più di 5 porzioni al giorno. E voi, bambini, mangiate frutta e verdura tutti i giorni? Phoebe, non vuoi provare neanche un pochino di questi broccoli così buoni? Dai, devi solo dargli una possibilità. Provali. Ti piaceranno di sicuro, vero, bambini? Oh, caspita! Phoebe non riesce più a pedalare perché ha fame. Ovvio, prima non ha mangiato la verdura e ora non ha abbastanza forze. Wow, Groovy! Quei broccoli ti hanno dato una super forza! Non preoccuparti, Phoebe, si può aggiustare. Però adesso come facciamo a tornare a casa? Trovato! Groovy può aiutarci! Groovy, ci aiuti? In che cosa deve trasformarsi Groovy per portare a casa Phoebe e il suo triciclo rotto? In un mazzo di fiori! In uno spazzolone o in una gru? Esatto, Groovy deve trasformarsi in una gru per tornare a casa. Molto bene, bambini! Wow! Con questa super gru arriveremo subito a casa! Groovy, oggi è il tuo giorno fortunato! Anche a cena c'è la verdura! Mi spiace, Phoebe! Dai, provale! Sono sicuramente buonissime! Papà cucina molto bene! Vedi che avevo ragione! Le verdure sono buonissime! Non ci posso credere! Phoebe! Sono piaciute così tanto a Phoebe che si è mangiata anche il piatto di Groovy! Tranquillo Groovy! Ce ne sono ancora! Potete mangiare tutte le verdure che volete! Che ottima cena! Con tutte queste verdure avete abbastanza energie per giocare senza fermarvi. È un giorno stupendo per fare le immersioni e vedere coralli e pesci colorati. Che bello il fondo del mare! Che simpatico il pesce pagliaccio! Ciao, amico! Groovy, poco a poco, allenandoti, finirai per nuotare come un pesce vero e proprio. Oh, cos'è questo disastro? È orribile! Il fondo del mare sembra una discarica. Gli animali non possono vivere così. Cos'era quello, bambini? Per capirlo sarà meglio che lo seguiamo. Non ci posso credere! È una sirena! Seguiamola, bambini! È andata di là! Ma dov'è? È lì! Poverina! Sta piangendo! Bambini, cerchiamo di tirarla su.
La sirena è triste perché la sua casa in fondo al mare è in grave pericolo per colpa della plastica. La plastica è letale per i poveri animali marini, vero Pops? Le confezioni di plastica che non ricicliamo finiscono nel mare e sono una trappola mortale per i poveri pesci che vi rimangono intrappolati dentro o si avvelenano mangiandole. Oh, bisogna fermare questo disastro. Bambini, aiutiamo la sirena a pulire il fondo del mare? Sì, è bello aiutare chi ne ha bisogno. Tranquilla, sirenetta, ti aiutiamo noi. Ma come possiamo farcela, bambini? C'è tanta plastica nel mare. Ci serve qualcosa di grande. Groovy, tu hai in mente qualche idea? Bambini, in cosa dovrebbe trasformarsi Groovy per raccogliere quanta più plastica possibile? Una collana di perle? Un sottomarino? O una margherita? Sì, un sottomarino! Fantastico! Con questo super sottomarino puliremo il fondo in un battibaleno. Non c'è niente di meglio del lavoro di squadra per andare ancora più veloci. Addio, detestabile plastica! I pesci sono felici. E il mare torna al suo aspetto originale. Bene, ragazzi, ottimo lavoro! Tutti insieme avete fatto un ottimo lavoro, complimenti! Avete aiutato la sirena e tutti i pesci e ora il mare è un posto migliore, libero dalla plastica! Addio, sirena! Ti promettiamo di riciclare in casa tutta la plastica per non farla finire negli oceani, vero bambini? Ricordate, bambini, non buttate la plastica, riciclatela! Wow! State facendo un picnic in giardino? Che bello! Cosa mangiate? Frutta! È una pesca! Che buona, vero? Attento al nocciolo, Groovy! All'interno di alcuni frutti c'è un seme molto grosso che non si può mangiare. Non sapete cos'è un seme? Ve lo spiego. Dai semi si ottengono i frutti. Come funziona? Primo, si fa un buco nella terra. Secondo, ci mettiamo il seme. Terzo, lo copriamo. E quarto, lo annaffiamo. Le piante hanno bisogno di acqua per crescere. Dal seme nasce una piccola pianta. Poi la piccola pianta si trasformerà in un albero come questo. Il seme della pesca. Ottima idea, Phoebe! Possiamo piantarlo. Così, Groovy, ci serve solo il seme. Come prima cosa dobbiamo fare un piccolo buco. No, Groovy, non così grande. Bene, abbiamo fatto il buco. Secondo, mettiamo il seme. Terzo, lo copriamo con la terra. E quarto... Giusto! Annaffiare. Le piante hanno bisogno di acqua per crescere. Trovato. Groovy può aiutarci. In cosa può trasformarsi Groovy per bagnare il seme? In un rastrello?
un cestino? O in un annaffiatoio? Esatto, in un annaffiatoio. Ora possiamo bagnare il seme. Che succede, bambini? State aspettando che cresca? Pazienza! Le piante hanno bisogno di tempo per crescere grandi e forti. Dobbiamo aspettare. Aspettate! Guardate! Bene! Visto? Nasce molto piccola, ma vedrete come diventerà grande. Venite a visitarla in ogni stagione e vedrete come cambia. Estate. In estate c'è sempre il sole e fa molto caldo. Guardate com'è cresciuta. Il sole aiuta le piante a crescere. È il loro nutrimento. Autunno. In autunno è nuvoloso e piove spesso. Le foglie degli alberi diventano marroni e cadono. Ma non vi preoccupate, sta solo riposando. Quando torna il sole, cresceranno di nuovo foglie verdi. Inverno. In inverno nevica e fa molto freddo. Dato che non c'è il sole, gli alberi restano senza foglie e aspettano che torni. Oh, avete ragione. Forse ha freddo senza le foglie. Così va meglio. Primavera. In primavera comincia a fare caldo e c'è il sole. Il giardino si riempie di fiori. E anche il nostro pesco, che bello! Guardate cosa succede, i fiori si trasformano in pesche! Bene, bambini, si mangia! Sono buonissime, vero? E vederle crescere è stato molto divertente. Potremmo piantare qualcos'altro. Ma Groovy, dove vai? Cosa? Un unicorno? Volete piantare un unicorno? Gli unicorni non nascono dagli alberi. Bambini, ripassiamo le stagioni? Estate, autunno, inverno e primavera. In estate c'è sempre il sole e fa molto caldo. Il tempo perfetto per andare in spiaggia. In autunno le temperature si abbassano e molti alberi perdono le foglie. Giocarci è molto divertente. In inverno fa molto freddo e c'è poca luce solare. Per questo motivo le piante non crescono. Però nevica molto ed è bellissimo. In primavera il sole splende di nuovo con forza e tutto si copre di fiori. È bello godersi il bel tempo. Bene! Che bella giornata per fare sport! Dai, Pops, giochiamo un po' a basket. Spero che nessuno ti confonda con la palla. Sa che vogliono che giochi con loro. Dice che tu puoi andare a giocare con le femmine, che la pallacanestro è per i maschi. Sei stato un po' maleducato.
anche se quel bambino un po' se lo meritava. Spieghiamo a tutti perché non va bene quello che ha fatto quel bambino? Anche se una volta alcuni sport erano considerati da maschi, altri da femmine, la verità è che tutti possiamo praticare lo sport che più ci piace, indipendentemente dal nostro genere. L'unica regola è divertirsi. Ottima idea, Phoebe. Chiedi alle bambine se vogliono giocare a pallacanestro. Attenti, bambini! Anche le bambine vogliono giocare a basket. Facciamo una partita tutte insieme! Molto bene. Vediamo, ci serve un arbitro. Perfetto! Pops sarà il nostro arbitro! Stupendo! Ci serve qualcosa per fischiare i falli. Groovy, puoi aiutarci? Bambini, in che cosa si deve trasformare Groovy perché Pops possa arbitrare la partita? In un frullino? Fischietto? O corona? Sì, in un fischietto! Molto bene! Che emozione! Inizia la partita! Vince la squadra che per prima fa 3 canestri, d'accordo? Palla per Phoebe che passa a Katie. Katie a Sarai. Canestro! Bravissime bambine! Palla per Eric. Eric la passa a James. James a Victor e... canestro per i bambini! La partita è combattuta, c'è parità. Palla per le bambine. Phoebe ha la palla e tira. Canestro! Spettacolare! Palla per i bambini. Palla per Eric. Phoebe gliela ruba. Fallo! Fallo di Eric! Phoebe adesso ha la possibilità di vincere la partita. Dai, Phoebe, ce la puoi fare! Phoebe si prepara a tirare. Sono momenti di massima concentrazione. Tira e... canestro! Le bambine vincono la partita! Brave! Thank you.
Avete visto com'è divertente giocare a maschi e femmine insieme? A qualsiasi sport! Hai fatto un sacco di punti, Groovy!